300 secondi con Mara Venier. Eccoci qua, Mara, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come Mara va? Venier, la regina, la imperatrice della domenica, grandi successi con Domenica In alla radio, tutti oggi mi chiedono, arriva, non arriva, è arrivata, eccola qua, eccola qua. Allora, tanto massimo mi sveglio alle 5. Eh no, ecco, spieghiamolo, perché la gente dice "Ma come, le star televisive si alza?". No, Mara, vi assicuro che si alza presto, è vero? Mi alzo prestissimo, ho già fatto la colazione mio marito da mo', ho già messo a posto un po' la casa, sono molto attiva la mattina, devo dire. Poi alla sera crollo, ovviamente, faccio un po' fatica. Vedi, a me la colazione non la porta nessuno. A Luigi ti porta qualcuno a colazione? Ma o no? Chi me la porta? Ma niente, la porta? Mara, non ce la ma facciamo. Siete single tutte e due, vi dovete sposare. Sì. Allora, beh, ormai ragazzi, ho perso le speranze. Luigi è giovane, quanti anni hai, Luigi? 21. Cioè, allora c'è non te sposare, no, goditi molto la vita. Però Massimo, tu ormai sei dell'età giusta. Sì, certo, tra un po' divento nonno. Senti, Mara, allora io ho detto sempre che non amo molto le celebrazioni, la retorica. Però credo che invece anche a volte, soprattutto su un tema della violenza con le donne, contro le donne, e da aiuta fermarsi un giorno a ragionare per migliorare le coscienze. Tu come la vedi? Io penso che non dovremmo fermarci soltanto un giorno, ma io penso che tutti i giorni dovremmo tutti fermarci a riflettere. Solo negli ultimi due giorni, se tu guardi, no, c'è stato il 25, la giornata proprio dedicata contro la violenza sulle donne, ma ci sono stati 3 femminicidi nel giro di poche ore. Per cui veramente ti devo dire che sono anche un po' avvilita. Sì, ce n'è uno molto particolare dove addirittura quest'uomo ha ucciso la compagna e il legale per la prima volta ha detto non lo difendo. Sì, no? È una donna. Quindi il legale è una donna. Quindi a parte che parliamoci chiaro, tutti vanno difesi, anche il peggiore, però beh, insomma, è forte. Una presa di coscienza è bello. Un segnale molto forte, pone la domanda. Senti, perché ma forse è la prima volta, ti chiedo, però voglio dire, guarda, ho visto una bellissima intervista di Dacia Maraini che diceva proprio questo, cioè pensiamo tutti i giorni, cerchiamo di lottare tutti i giorni, sono anni che si lotta, purtroppo questi episodi degli ultimi giorni mi lasciano un po' esterrefatta, perché dico ma è possibile che non si riesca a fare niente, eppure se ne parla tanto, eppure mai come in questi ultimi anni vengono denunciati pubblicamente, però bisogna fare molto di più, molto, ecco, ma molto per di te più. C'è anche una violenza tra virgolette nel linguaggio, cioè per questo bisogna cambiare le parole, usare le parole giuste, non eufemismi, essere duri nel ma condannare. Guarda, una violenza verbale c'è una violenza, ad esempio io mi auguro che venga fatta presto una legge per quanto riguarda il web, perché lì nel web uno può dire qualsiasi cosa, come diceva Eco, uno è come andare al bar e senti i vari commenti dei vari clienti del bar, il web è così, a volte è molto violento, ma è devastante, scusa è Mara forte. È devastante, guarda la storia di questa ragazza di cui tutti si parlano oggi, no? Violentata in questo super attico bellissimo della Milano Bene da questo super imprenditore, cioè dopo aver subito la violenza, lasciamo stare, poi la storia saprà a dirci se quella ragazza aveva un passato o non passato, quello che era, a me non interessa, è stata violentata per ora all'interno di questa casa, eppure viene, subisce delle violenze sul web, sui social, e su tutto questo mondo. Purtroppo non si può fare niente. E purtroppo fino a che non ci sarà una legge che punisce queste aggressioni, questa violenza, no? Fatta dai leoni da tastiera, come vengono chiamati, per me sono la manica dei criminali, sono dei criminali, perché le parole possono ferire molto, possono colpire molto, ci sono tanti casi, adesso è inutile fare tanta dietrologia, sappiamo benissimo a che cosa può portare tutto questo, però ci vogliono delle regole. Per quanto riguarda il caso della Milano, quella tra virgolette è la Milano bene, è la Milano da bere, è la Milano dei grandi nomi, per cui tutto viene amplificato, è chiaro che questa ragazza è stata stuprata, e chi l'ha fatto va punito, però voglio dire c'è stato un eco molto forte proprio perché c'erano dei nomi molto popolari, eclatanti, alla fine
da un episodio drammatico, ne viene fuori quasi un fatto di costume, Massimo. Certo. Cioè, a me non me ne frega niente di leggere chi c'era alle feste. A me interessa sapere perché questo si comportava così. È vero, cioè io credo che bisogna fare molta attenzione, bisogna andare al cuore del problema. Sì, se no si dimenticano poi... tutte le ragazze che subiscono, le donne che subiscono, certo. Ma non, da certo. Non nei palazzi bene, non nelle feste, esatto. Dove andavano i grandi nomi. E sia l'attenzione, esatto. Mediatica su quelle storie raramente ha la stessa forza. La cui storia, esatto, non si conosce. Esatto. E no, a me personalmente leggere chi c'era alla festa non me ne frega niente, peraltro è manco giusto poi mettere dei nomi lì per titoloni di giornali. Ah sì, infatti comunque, io... a me non farebbe piacere se io fossi capitata lì per caso, trovarmi nei titoli dei giornali non farebbe piacere, perché chiaro. Io magari potevo essere andata accompagnata da un amico e senza sapere che cosa accadesse veramente. Poi bisogna anche capire se succedeva in tutte le feste o non succedeva in tutte le feste, se è ci fossero delle feste particolari. Di raccontare bene i fatti. E a proposito dei social, Mara, poi la lasciamo alla sua mattinata. E spesso c'è una narrazione un po' particolare di tanti episodi piccolini che vediamo in televisione, che vediamo qualche video che gira sul web. L'ultimo, io adesso non voglio mettermi in difficoltà, mi dirà lei se vuole farci questo commento, si riferisce a un programma, alla puntata di un programma andata in onda proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi lo scorso mercoledì, in cui c'era un tutorial da parte di una ballerina. Tra l'altro abbiamo provato a contattarla, lei mi ha detto: poverina, non ce la fa. Cioè lei è distrutta per come è stata travolta. Spieghiamo bene, un tutorial vuol dire che questa ragazza spiegava come fare la spesa in modo erotico, tra virgolette, e la Rai ha sospeso il programma. Beh, insomma, voglio dire, guarda, io l'ho vista la cosa, mi sembra... i video che girano. A me un po', ti devo dire, fa un po' ridere tutta questa situazione, perché insomma, forse hanno sbagliato la giornata, no? Ma hanno sbagliato la giornata, però adesso... Forse qualcuno doveva anche pensare, ma come in sta giornata fammo vedere questa che fa la figa mentre va al supermercato, ma come gli viene in mente, scusami? Sì, un errore autorale, lo possiamo dire, capita, cioè, spesso, Mara, tu che ti fai programmi da sola da anni, ogni tanto, no? Succede. Sbagliamo tutti, Massimo, sbagliamo tutti, però non esageriamo. Non esageriamo, onestamente lo devo dire, lo devo dire. Non esasperiamo. In un'altra giornata questa cosa probabilmente sarebbe passata, sì. con una risata... Cioè senza dare questo peso e senza prendere questi provvedimenti. No, perché se no... Sbagliata la giornata. Se no... Io ho messo tanti errori, nelle mie, tu lo sai bene, abbiamo... Ma lo so, Mara, però adesso non bisogna esagerare, cioè mi sembra di stare ogni tanto in una democratura, cioè all'improvviso, siccome qualcuno dice ah ecco qua, salta in aria, hanno sbagliato la giornata assolutamente, è una stupidaggine sicura, sì. Se fosse stata la settimana prossima o la settimana precedente nessuno se ne sarebbe accorto. No, questo non se ne sarebbe accorto nessuno. Quindi vanno puniti perché sono degli stupidi a fare una roba così in quel giorno, ma non sì, esageriamo. Però, ma anche, insomma, voglio dire, errare è umano. Sbagliamo tutti, soprattutto quando si fa la televisione, commettiamo tutti degli errori, Massimo, di valutazione, facciamo delle dirette, quello è un programma quotidiano, è anche difficile, no? Sì, hanno sbagliato la collocazione, però non possiamo fustigarli. Hanno fatto una stronzata grande nel metterla in quella giornata lì dove eravamo tutte pronte, no, a lottare per la violenza contro le donne, per cui tu mi metti un tutorial così, sinceramente fuori luogo. Mara Venier, Mara Venier, domenica grande protagonista su Rai 1, domenica in, milioni di spettatori. Abbiamo la Renato vedono. Renato Zero domenica, domenica. Renato Zero domenica. Ah, e ce l'abbiamo anche noi oggi pomeriggio alle 3, quindi allora Renato è RTL numero uno delle radio italiane, Mara, domenica in va alla grande, giusto così. Bacio, grazie a Mara. Allora Massimo, quando non farò più domenica in faremo insieme, vengo nel vostro gruppettino e mi metto a fare la radio anch'io. Andiamo a Cuba, lontani, andiamo in un'isola. Vamos. Grazie, Mara Venier. Ciao a tutti, buona giornata. Grazie Mara, grazie.